All'1.35 della notte, nuova scossa, magnitudo 4.8 a Pieve Torina, da Visso a Castel Sant'Angelo, i controlli notturni antisciacalli, il reportage. Rosa sfollata a 106 anni, due guerre e tre terremoti, ora dorme in una ex balera, la convivenza che va oltre il secolo a Mon San Pietro Morico, nella Fermano. Il presidente della Camera, Laura Boldrini, nelle zone terremotate, la politica non si divida, e poi ascoltiamo i sindaci, le Marche chiedono ascolto. Si deciderà domani sul rinvio della gara dell'Ascoli, anche lo sport piegato da sisma, tra rinvii e spostamenti. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione di ETG Marche, in diretta e in contemporanea anche sulle frequenze radio di Radio Center Music 99.100, edizione del telegiornale che apriamo tornando in particolare sul sisma, anche alla luce delle ultime scosse, in particolare la notte scorsa, una scossa registrata all'1.35 con magnitudo 4.8. La terra continua a tremare nella nostra regione, non c'è tregua per i terremotati. Dal 24 agosto sono oltre 21.000 le repliche di scosse dopo il primo terremoto che ha appunto devastato la nostra regione. All'1.35 della scorsa notte un'altra scossa, epicentro tra i comuni di Pieve Torina, Fior di Monte e Pieve Bovigliana. La scossa è stata avvertita distintamente tutta la zona del cratere fino ad Ascoli Piceno. La notizia la trovate anche sul nostro sito internet tvmarche.it, ma anche verso nord fino ad Ancona è tornata così la paura tra gli sfollati delle Marche. Finora 20.000, i vigili del fuoco hanno avviato i controlli, ma le verifiche su eventuali nuovi danni si faranno poi con la luce del sole. Si attendono risultati rispetto a queste ultime verifiche. Intanto neppure i morti hanno riposo nella bocca del mostro. Al cimitero di Castel Sant'Angelo sul Nera le bare fuoriuscite dei loculi dopo il sisma diventano irreali, eppure è successo anche questo la notte che culla la terra che trema nella zona dell'epicentro da Visso a Castel Sant'Angelo via Ussita. I controlli antisciacalli della Polizia di Stato li abbiamo seguiti, vediamo. La notte sembra di lavorare in un cimitero, tutte luci, sono le lucine e basta, non c'è niente, non c'è nessuno, fortunatamente perlomeno. Quelle persone che ci potrebbero essere persone non desiderate. Il paese è vuoto, non c'è nessuno, i sindaci hanno mandato via tutti. Siamo solo noi forze di polizia che giriamo. Chi ci è rimasto sono i morti, seppelliti nei cimiteri, ma il terremoto ha colpito anche loro, nell'epicentro dimenticato e poi tornato alle cronache, dal 24 agosto al 30 ottobre. La notte rende anche il sisma tragicamente surreale. Il cimitero di Castel Sant'Angelo sul Nera con la scossa del 30, anche il muro di contenimento è crollato, le bare sono a vista, verrebbe da dire neppure da morti si può avere il degno riposo. Seguiamo la Polizia di Stato nei controlli, da Visso a Castel Sant'Angelo, la bocca del mostro che ha inghiottito case e vita, seppure non abbia ucciso negli ultimi giorni. Si parte da Visso, in centro, largo Corridoni, dà il benvenuto da un arco alla piazza Beffarda. Nelle vie intorno alla zona rossa, luci accese alle finestre e porte aperte. Attenzione a voi, Cosa più chiara lì. Non c'è vita, è lo shock di chi ha lasciato casa nei secondi dopo la scossa. Qualche metro più in là, il ricordo della Visso che è stata. Un simbolo, l'hotel Elena, per anni storia dell'accoglienza di questa località, ora dovrà essere abbattuto. Ci stiamo dirigendo verso Ussita, lasciando Visso. A Ussita Tendopoli e questo cane, Sonica, così l'hanno chiamato, dovrà lasciare la montagna, anche lui, tra le case, cartelli vendesi su edifici semicrollati. La zona è difficile da controllare qua, però riusciamo piano piano ad arrivare in quasi tutti i posti dove è possibile, dove non è zona rossa, lì magari ci fermiamo, vediamo che
ci sono delle luci, ci sono qualcosa. Sulla strada per Castel Sant'Angelo, massi grandi come auto all'autostrada. In città l'acqua delle fonti del Nera è a singhiozzo. Il terremoto rende i controllori più vicini agli sfollati. I poliziotti sono le braccia di chi ha lasciato casa. Si assicurano che anche gli edifici, seppur distrutti, conservino il decoro di chi li ha abitati. Dare proprio una sensazione al cittadino effettiva di vicinanza, proprio una polizia di prossimità, oltre che di soccorso pubblico, proprio nei confronti di queste persone che purtroppo sono state colpite da un evento così drammatico che le ha segnate profondamente. Abbiamo detto che sono almeno 20.000 gli sfollati della nostra regione. Tra le varie storie partiamo da questa. Rosa, 106 anni, la veterana di senza casa, due guerre, tre terremoti, ma non si fa mancare il sorriso e un bicchiere di vino. La incontriamo a Monsanpietro Morico nel Fermano, il servizio di Linda Cittadini. C'è pure tanta, perché la casa è la cucina. Dopo non trovo le spese, cerca scappa via, ma non andiamo a battere. Però l'hanno aiutata, l'hanno presa sì. Su. Sì. Ho lavorato sempre, perché io sono 37 anni che sto qui, però quando sono venuta lei era abbastanza giovane. Lavoravi i campi, si metteva i fascini lì addosso, saliva su una salita così, a casa mia, mangiava e beveva. Per adesso, se non ci sta il vino e la birra. C'era una sorella mia che aveva 16 anni, mi si portava, se fa dei gas, se fa un randurco, allora se ero frega, già avevo 6 anni. Ha vissuto due guerre e tre terremoti, ma non si fa mancare il sorriso e un bicchiere di vino. Ecco Rosa, 106 anni. La troviamo all'ex Balera di Monsanpietro Morico, dove è stato allestito il punto di accoglienza per gli sfollati del piccolo comune del Fermano, dove Rosa abita da una vita. Dopo la scossa record da 6.5 alle 7.41 di domenica 30 ottobre, è stata portata fuori dal centro storico da Salvatore Frassini, originario di Napoli, guardia giurata e da più di 30 anni a Monsanpietro. Ha messo in salvo la sua famiglia ed è rientrato in centro per proteggere dai crolli gli anziani del paese. Ho preso i due bambini in braccio con mia moglie dalle scale e li ho messi in macchina. E poi non so, il sangue freddo è stato tanto e mi sono lanciato nel centro storico. E mi sono ritrovata la signora con due stampelle in mezzo alle scale, l'ho abbracciata e l'ho portata direttamente fuori dal centro storico. Che Rosa era collaborativa comunque? No, Rosa sì, presa in braccio mi diceva corri, corri. Io gli ho fatto la battuta, sì sono il cavallo ma non mi fare il fandino, corri, corri. Niente, oggi che lo racconto è bello. È bello per me, per il mio paese, siamo uniti tutti quanti. Ringrazio tutta la protezione civile che oggi entrano, forze dell'ordine che non ci hanno mollato, da Monte Giorgio a Mondottone, Santa Vittoria. Abbiamo avuto telefonate da colleghi del Tribunale di Fermo, dappertutto. Non ci stanno lasciando nessuno, ci stanno dando amore. Io voglio che rinizia la vita per me, per i miei figli e per tutti noi. E quindi a bordo di un bus dalla Contram che trasporta ogni giorno gli sfollati dalla costa ai centri colpiti, siamo saliti a bordo anche noi. Vediamo il contributo della redazione di Macerata. Hanno trascorso la notte negli hotel della costa, ma ora tornano nelle loro abitazioni per cercare di vedere la situazione, grazie anche a questo pullman messo a disposizione dalla Contram insieme a tanti altri servizi lungo tutta la rete marchigiana. In particolare questo pullman da Tortoreto, Albadriatica, Grottammare, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio ha raccolto le persone che abitano principalmente Caldarola, Camerino, anche tanti studenti. Andiamo a sentire alcune testimonianze di come hanno vissuto questa esperienza, il sisma, di come sono messe le loro abitazioni e soprattutto come vedono il futuro. Ieri sinceramente sono entrata con i vigili del fuoco, è un disastro, non ci si passa. La paura è tanta, le case che crollano di continuo e i tetti in maggior parte sono lesionati tanto. Io nel viale stretto dove sono io la casa è discreta, è messa abbastanza discreta. Invece le case che circondano fanno paura. In un hotel si stava da Dio, si sta bene, però il paese manca. Il futuro in questo momento come lo vede? Zero.
Sì, ho preferito andarmene perché cioè, mia madre ha 92 anni e allora bisogna andarsene. Se no io facevo parte anche della protezione civile, ma dato che ho mia madre e io ho detto che non lo posso fare finché ho mia madre. No. E dove ha passato queste notti? Queste notti a... come si chiama Franco quell'hotel? Si chiama Parco Delle. Parco Delle, ma Martin sicuro. Il futuro, cioè, lo vedrei bene se smettesse il terremoto, ma se non lo smette, mi sa che il futuro lo vedo male, male per tutti, non solo per me. Abbiamo un allevamento di bovini, una produzione di allevamento Aberdeen Angus e di carne ovviamente. Noi chiediamo un appoggio lì vicino all'azienda, già l'ho chiesto perché l'attività agricola è importante per questa parte dell'Alto Maceratese. Questi momenti brutti ovviamente, niente, spero di ritornare a scuola più presto anche perché è molto importante. Il tuo cane invece come ha reagito alle scosse? Impaurita, cioè abbaiava, ululava e perciò sono andata a tranquillizzarla. E questi giorni come senti questa paura, questi disagi, questa tensione? Fortunatamente adesso ci hanno messo insomma in un bed and breakfast, perciò ci siamo tranquillizzati, ci siamo riposati, ci siamo lavati. Insomma abbiamo preso il giusto necessario perché c'erano dei centri di raccolta dove ci hanno aiutato, anche delle famiglie fantastiche che abbiamo incontrato. Voi siete studenti dell'Università di Camerino? Esatto, siamo all'Università di Camerino, io faccio informatica alla triennale, io dal Pakistan, sono noi due, e lui dal Bangladesh. Stiamo tornando lì per vedere come sta messa la situazione, infatti avevamo parlato pure con il rettore, ha detto guarda venite qui al Camerino poi ci vediamo, se no il telefono non mi posso spiegare niente. Infatti oggi vado lì, parlo con il rettore dell'università e vediamo come si mettono le cose. E se non si apre un'università non si fa niente, intanto noi portiamo i nostri libri e facciamo i nostri corsi da soli, infatti noi tutti e tre stiamo andando per prendere la nostra roba per studiare, almeno non perdiamo quello che abbiamo lì. E quello che ha messo in evidenza questo sisma, oltre le vittime prima, i danni, poi la grande umanità di tante persone accanto, insieme agli sfollati, i sindaci, molti di loro stessi sfollati. Partiamo dal Fermano, in particolare con Romina Gualtieri, ha pensato, come tanti altri colleghi, prima alla sicurezza dei suoi cittadini, poi alla parte burocratica. Vediamo. Ecco la zona rossa di Monsanpietro Morico, comune del Fermano. Ogni scossa qui è una nuova paura, soprattutto per il campanile che è pericolante. In piazza Malugero Melo le ferite della chiesa Santi Pietro e Antonio, qui nella piazza centrale, ecco qua un'abitazione che ha avuto completamente il tetto scoperchiato, già era stato evacuato dopo il sisma del 24 agosto. Il 30 ottobre, nella scossa di domenica mattina, proprio decretato la chiusura di entrambi i centri storici e quindi decretato la zona rossa sia di Monsanpietro Morico che di Sant'Elpidio Morico, con atto e provvedimento di evacuazione di tutti i cittadini nel perimetro del centro storico. Quanti sono in totale? Al momento sono oltre 100, ma con gli accertamenti che avverranno immagino che superino questo numero. E in parte sono ospitati all'Holiday di Porto Sant'Elpidio, però ecco, gradiscono molto rimanere nel proprio territorio e quindi in questa struttura che, come potete vedere, ospita la maggior parte di loro, sia per il vitto che per il riposo. Abbiamo ricevuto notevoli danni anche ai nostri magnifici borghi, a tutte quante le chiese che sono inagibili, e un salvataggio in extremis è stato dato alle torri campanarie della chiesa di San Michele Arcangelo a Sant'Elpidio Morico, salvate appena 2 ore prima del sisma del 26 ottobre. Con le scuole come vi state organizzando?
Le scuole, siamo in una situazione in fase di accertamento, mi auguro che non ci siano grandi lesioni. Avete delle difficoltà burocratiche? Sicuramente ci sono delle incartamenti e della burocrazia che, a mio avviso, però con il buon senso dobbiamo noi amministratori essere in grado di superare. L'emissione di ordinanze, io ho un comune in zona rossa e quindi le assumerò appena potrò spostare tutto quanto il comune in altra sede, quindi temporeggio e momentaneamente comunque sopperisco alle necessità di primo ordine, comunque a prescindere dall'emissione dell'ordinanza o meno, perché ormai è decretata la zona rossa dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'evacuazione totale. Nella legalità e nel rispetto della normativa, l'interesse primario dei cittadini supera ogni burocrazia. Ha portato fuori tutti i cittadini? Immediatamente, subito dopo la scossa di domenica mattina, passando casa a casa, abbiamo tirato fuori fino all'ultima persona, compresa Rosa, che ha 106 anni. A Camerino, lo dicevamo, tra gli sfollati capita che ci sia anche il sindaco Pasqui. Vediamo. Sindaco Pasqui, la situazione di Camerino, un grande lavoro in queste ore da parte di tutte le forze dell'ordine, del comune, volontari, però la situazione è difficile. Sì, la situazione è molto difficile perché, come ho avuto modo di dire e di ripetere purtroppo in queste ore, noi abbiamo un centro storico assolutamente devastato. Ci sono stati diversi crolli, ma anche là dove non ci sono crolli di abitazioni, di strutture, c'è di certo una inagibilità importante. Quindi una zona rossa, un perimetro di zona rossa esteso che va anche appena fuori il centro storico. Le frazioni, sono alcune delle frazioni, anche quelle molto popolose, sono lesionate anche lì in maniera importante e i quartieri, pure i nostri quartieri, hanno subito dei danni significativi. Quindi è una città che di certo in questo momento è in ginocchio. Il dato però che io do sempre e che è quello che mi sta dando la forza per andare avanti è il fatto di non aver avuto vittime e anche i feriti sono stati pochissimi e feriti molto 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 lievi. La preoccupazione per l'università qual è, anche per gli studenti che arrivano da fuori? Io non sono preoccupato per l'università, sono convinto che dobbiamo fare le scelte giuste, ma la preoccupazione non ce l'ho perché anche in queste ore studenti ci stanno inviando dei segnali di volere il prima possibile rientrare in città per poter lavorare. L'Ateneo di Camerino ha sempre costruito con le logiche dell'antisismica, salvo dei palazzi che sono storici e che ovviamente lì più di tanto non si poteva fare. Se quindi verrà confermato quello che io sto dicendo in questo momento, probabilmente il 70% delle strutture del nostro Ateneo sono salve. Da lì quindi una ripartenza vera, perché già abbiamo parlato ovviamente con il magnifico rettore che credo stia lavorando, anzi sono certo, non credo, sta lavorando senza darsi nemmeno una pausa per far ripartire l'Università di Camerino. Stessa cosa il Presidente della Regione Marche, che ha indicato proprio ieri in una riunione importante quale punto strategico della cultura della nostra Regione, il nostro Ateneo. Stessa cosa il Commissario Errani e ovviamente da parte del Sindaco, il Sindaco dice che l'Università di Camerino riparte da Camerino e lo risottolineo, l'Università di Camerino riparte da Camerino. Oggi la visita del Presidente della Camera, Laura Boldrini, nelle zone terremotate. La politica non si divida, ora al Senato c'è il decreto per le scosse del 24 agosto, poi se ne dovrà fare un altro perché questo è un nuovo terremoto, lo ha detto il Presidente della Camera nella sua visita sui luoghi devastati. Il 7 novembre, lunedì prossimo, a Montecitorio ci saranno 650 sindaci, tra i quali quelli del cratere del terremoto, per parlare dei loro problemi e provare a dare delle risposte. Siamo in fase di approvazione della legge di bilancio, ha aggiunto Laura Boldrini, è giusto sentire anche i sindaci. Questa è una scommessa che il Paese fa, questi paesi devono tornare a vivere, ma ci sono dei tempi, l'inverno qui è duro, arriveranno container, ma ci sono appunto dei tempi da rispettare, si cercherà di venire incontro alle istanze delle persone. E dicevamo, i numeri degli sfollati nella nostra regione sono molto alti, oltre 20.000 le persone ospitate nelle strutture ricettive soprattutto della costa, ma facciamo il punto nel prossimo servizio.
In una prima fase avevamo trovato 191 strutture e erano rimaste ancora delle disponibilità. Adesso la protezione civile ci ha chiesto di allargare ulteriormente la zona nelle province fino a tutta Ancona, chiaramente, e le altre strutture, abbiamo trovato altre 108 strutture. Oltre 7.000 sfollati già accolti, altri 6.380 però i posti letto messi a disposizione dalle strutture ricettive nel territorio da nord a sud. Da Senigallia 2.322 posti letto, Arcevia 110, Porto Sant'Elpidio 813, Civitanova Marche 241, Porto Potenza Picena 84. Il punto di riferimento però è l'Holiday, centro turistico di Porto Sant'Elpidio, diventato un vero e proprio hub della protezione civile nazionale, dove vengono coordinati aiuti e ospitalità. Qui sono state accolte 600 persone. È il luogo di coordinamento e di smistamento dei vari contingenti mandati dalle varie zone colpite dal sisma nelle strutture che hanno dato la loro disponibilità all'accoglienza. È una piccola città dell'accoglienza con presidi militari, presidi della Protezione Civile Nazionale, naturalmente Croce Verde, Croce Rossa, volontari, dove vengono naturalmente gestite le prime esigenze di tutti gli arrivi e naturalmente anche a livello medico-sanitario. In questo momento noi siamo oltre 540 ospiti presenti, ma immaginate che nella notte dopo la seconda scossa abbiamo gestito nel hub con la Protezione Civile oltre 2.000 persone nelle varie destinazioni. Quasi 300 le strutture che hanno dato disponibilità, di cui un terzo senza un accordo contrattuale di base con la Regione Marche, ma con spese per fornitori da dover sostenere per garantire agli sfollati pernottamento e pasti. Attualmente non abbiamo un contratto di riferimento, naturalmente in questo momento dove le strutture turistiche stanno improntando praticamente delle somme, insomma in alcuni casi anche importanti, dovranno nei prossimi giorni avere risposte. Le risorse naturalmente sono limitate, quindi non... Naturalmente la regione dovrà dare almeno una contrattazione di base su cui ragionare. Il terremoto ha mandato in fumo un'intera economia, quella dei Sibillini, fatta di tipicità, piccole attività e turismo. Dobbiamo, una volta fatto il monitoraggio, fare un rilancio del nostro territorio con un progetto globale economico, ma soprattutto di progetto turistico. Dicevamo delle operazioni, delle iniziative di umanità in questa tragedia del sisma. Tra queste, il taxi Milano 25 di zia Caterina porta il sorriso ai bambini del centro di accoglienza di Camerino. A stringerle la mano anche il presidente Mattarella. Dove sta portando questi bambini? Andiamo a trovare due bambini che non possono uscire. Il mio papà mi ha detto: puoi portare un po' di bambini a casa a trovarli. Questo è il mio lavoro, è portare laddove non ci sono altre cose belle. Vado all'ospedale, li porto fuori e poi da fuori li porto in una casa dove magari non possono uscire. E cosa ha letto nel volto di questi bambini qui nelle zone colpite dal sisma? La voglia di giocare, di lasciare andare la paura e di fidarsi dell'altro. Se noi ci fidiamo, ricominciamo in una risurrezione. Oggi è vero, il 2 è il giorno dei morti, ma è anche il giorno dei vivi altrove. Noi ci crediamo. Tutto è nato dalla morte del mio compagno 15 anni fa. Lui era un tassista e aveva un taxi normale. Se oggi il suo taxi vola, è colorato, è perché la morte non cancella le cose, le trasforma in altro, altrove. In diverse zone colpite dal sisma, scuole ancora chiuse, Ancona invece prova a tornare alla normalità. Le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono intanto verifiche, preoccupa in particolare il caso Ferrucci, parzialmente inagibile. Vediamo. Completate le verifiche ad Ancona, domani venerdì riapriranno tutte le scuole, solo le materne ed elementari mercantini a Palombina Nuova rimarranno off limits, con i bambini trasferiti nei plessi di Colle Marino e Torrette e nuovi sopralluoghi statici alla metà del mese. Nessun problema invece alle elementari Ferrucci, il cui rischio di inagibilità è stato smentito dal comune, anche se le opposizioni consiliari, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e Forza Italia, continuano a ribadire la preoccupazione per quella scuola, che una scheda tecnica aveva dichiarato parzialmente inagibile e anche per tutte le altre. La scuola Ferrucci è una scuola che ha una scheda tecnica fatta, ripeto, non per la vulnerabilità sismica, ma come verifica della parte non strutturale per quello che riguarda il sisma che c'è stato il 24 agosto, che presenta una dichiarazione di
inagibilità parziale, temporanea e che sollecita dei lavori. Questi lavori sembra che non siano stati fatti, vorremmo avere certezza che non ci sono rischi per i bambini anche in quella scuola. Siamo molto preoccupati per le verifiche di vulnerabilità sismica che dovevano essere effettuate su tutti gli edifici scolastici, soprattutto su alcuni, quelli più a rischio, e che in realtà non sono state fatte. Riaperte pure le strutture sportive, dal Pala Indoor al Pala Prometeo Extra, dalle palestre alle piscine comunali e luoghi culturali, il Teatro delle Muse, il Teatro Sperimentale, il Museo della Città e Palazzo Camerata. E chiudiamo questa pagina dedicata al terremoto con una notizia di cronaca. Foglio di via per quattro ragazzi tra i 23 e i 27 anni per sciacallaggio. I quattro, tre marocchini e un rumeno domiciliati tra Perugia e Grosseto, sono stati sorpresi dai carabinieri di Macerata, in particolare a Monte San Martino, mentre si aggiravano con fare sospetto tra alcune abitazioni. Ancora una notizia che in particolare riguarda la città di Ancona, ma non solo, il cordoglio per la scomparsa in particolare di Don Giuseppe, a chi lo andava a trovare in ospedale negli ultimi giorni della sua vita terrena. Don Giuseppe mimava il segno di bussare, scherzando senza ormai voce né forze, chiedeva a San Pietro di poter entrare in paradiso. Per tutti era Don Peppe, rotondo, bonario, sempre sorridente. La notizia è anche sul nostro sito internet etvmarche.it. La scomparsa a 78 anni di Don Giuseppe Cappanera. Il suo cuore non ha retto ad una crisi cardiaca che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Era stato nominato dal cardinale Menichelli Monsignore, ma se lo chiamavi così si arrabbiava. Era da 17 anni parroco della chiesa di San Michele Arcangelo di Ancona, era soprattutto sacerdote del popolo. Alla famiglia di Don Giuseppe il cordoglio della redazione di ETV Marche. Andiamo avanti ancora con la cronaca, in particolare per parlare di un'operazione della Guardia di Finanza. Gli uomini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara stanno dando esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 albanesi e 2 rom che facevano parte di un'organizzazione specializzata nel traffico e nello spaccio di cocaina ed eroina, molto attiva a Pescara ma anche sulla costa teramana e a San Benedetto del Tronto. Una ventina le perquisizioni nella giornata di oggi, nel pescarese, nel teramano e nell'ascolano oltre 50 gli uomini impegnati insieme a 6 unità cinofile. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Pescara con Antonio su richiesta del PM Gennaro Varone. A chiudere questa prima parte del nostro telegiornale, gli appuntamenti, si parla di teatro per ragazzi questa sera alle 21 a Platea delle Marche, nostra rubrica in collaborazione con l'AMAT condotta da Giulia Boschi, ospite in studio Lucia Ferrati dell'AMAT, che ci racconterà la rassegna Andar per Fiabe organizzata nei teatri della provincia di Pesaro Urbino per spettatori dai 4 anni in su, a seguire gli appuntamenti in teatro della settimana con Daniela Rimei. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo la pagina sportiva con Andrea Fiano. Restate con noi. Ben trovati con le notizie di sport di ETG Marche in questo appuntamento che apriamo con il calcio e con gli impegni del prossimo fine settimana. Più in generale, non soltanto calcio ma sport, parleremo di come il sisma ed il terremoto che ha ferito e sta continuando a ferire le Marche abbia cambiato programmi, settimane, sconvolto piani e soprattutto portato anche a rinvii di gare. Partiamo da quello che però sicuramente si giocherà, ovvero il campionato di Lega Pro nel girone B, in attesa ci si avvicini alla rifinitura. La prima considerazione che possiamo fare è quella legata alla giornata in casa Ancona impegnata a Bolzano, seconda trasferta consecutiva contro il Sud Tirol sotto gli occhi del suo ex presidente Andrea Marinelli. Sentiamo. Rivedrò un film negli ultimi 5 anni, quello è poco ma sicuro, insomma, con una certa nostalgia. Onestamente rimango attaccato alla mia storia, alle mie creature, cioè questa squadra qua ancora deve creare un qualcosa di speciale.
anche perché è un Ancona che segna poco. Secondo me il modulo tattico che adesso utilizza l'Ancona aiuta poco un giocatore come Momentec, lo vedo un po' troppo isolato lì davanti a combattere contro due o tre difensori, quindi magari lo vedo meglio quando ha una spalla vicino, fa lo samba, già andrebbe bene, ma se poi rientrasse Cognini sicuramente farà meglio, a quel punto lì magari c'è da trovare qualche soluzione tattica che lo supporti un po' meglio, ecco, io non penso che sia tutta colpa di Momentec. E Brini invece? Brini ha fatto la storia, parla per lui, perché ha fatto sempre dei gran campionati, sicuramente un valore aggiunto. E lo guardo con curiosità, anche se io il mio punto di riferimento rimarrà per sempre Giovanni Cornacchini. Che impressioni sulla società nuova, sul cambio di proprietà? Secondo me positive, perché momenti in cui comunque delle persone immettono una liquidità di circa 250.000 euro per pagare gli stipendi, sono comunque soldi buoni e quindi vuol dire che le intenzioni sono serie. Sicuramente si faranno apprezzare e anche sotto questo aspetto io ho sensazioni positive che siano persone serie che provano a far calcio giustamente in un capoluogo di regione dove però insomma sappiamo tutti che ci sono delle difficoltà. Faccio un grande in bocca al lupo a questi imprenditori coraggiosi. C'è un po' di nostalgia? Sono stato contento di quello che ho fatto, anche direi orgoglioso, però nostalgia no perché c'è la consapevolezza che purtroppo fare calcio in Ancona è difficile, perché lo vediamo anche tuttora, insomma non è cambiato niente, anzi per certi versi sono peggiorate tutta il discorso della logistica, della manutenzione dello stadio, quindi ci sono i soliti vecchi problemi dove è difficilissimo far allenare le giovanili, far allenare la prima squadra, quindi non è cambiato assolutamente niente, è una città in crisi, un'Italia in crisi, dove non c'è più voglia di sostenere il gioco del calcio che chiaramente impone delle strutture importanti, quindi al momento ad Ancona è impossibile fare calcio. E poi il cambio di proprietà invece alle viste, il closing sempre più vicino, quello in casa maceratese tra Filippo Spalletta e Maria Francesca Tardella. Il punto lo facciamo con il nostro Enrico Scattolini, sentiamo. La maceratese è in procinto di un cambio generazionale nell'ambito delle sue quote societarie, perché il 14 novembre prossimo davanti al notaio Alessandrini dovrebbero incontrarsi Filippo Spalletta e Mariella Tardella per la ufficializzazione di una trattativa che dura da diverse settimane e che si sarebbe di fatto conclusa venerdì scorso con la firma di un preliminare in base al quale la Tardella cede il suo 95% di quote all'industriale italo-svizzero Filippo Spalletta, resta un 5% in capo a Massimo Paci. L'operazione dovrebbe comportare un esborso finanziario di circa 650.000-700.000 euro che verrebbero ovviamente saldati al momento del contratto al netto del debito della maceratese nei confronti di terzi che verrebbe accollato direttamente da Spalletta, quindi alla Tardella andrebbe la differenza fra l'importo che abbiamo detto e quello delle esposizioni debitorie. Il passaggio fondamentale in questi giorni sarà il rilascio della fideiussione che dovrebbe sostituire quella attualmente in essere presso la Lega della dottoressa Tardella. A questo proposito sembra che il titolo sia già pronto per essere consegnato alla Lega, sarebbe un testo di un'importante banca svizzera, quindi redatto in tedesco, ci sarebbe in corso la traduzione ed il controllo dei contenuti da parte degli uffici legali della Lega. Se anche questo passaggio dovesse andare a buon fine non resterebbe altro che mettere nero su bianco Spalletta, che sta organizzando il suo staff, confermerebbe l'avvocato Pargagna, che è stato il deus ex machina dell'intera operazione. Consulente di mercato sarebbe Simone Sivieri e Gabriele Minkel, il responsabile del marketing. Dovrebbe essere confermata fiducia nei confronti di Giunti, al quale Spalletta quest'anno chiederebbe soltanto la salvezza, possibilmente saltando i play-out.
E veniamo alla notizia più importante, ovvero quello che potrebbe comportare il terremoto sugli impegni del prossimo fine settimana. Intanto la notizia di oggi è che in pratica la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sarà chiamata domani a decidere su Ascoli Entella, in programma sabato alle 15, se la gara si giocherà o meno, ma chiaramente ci sono altissime le possibilità che questa gara non si giochi. Poi la Lega Dilettanti ha invece oggi emesso un comunicato per i rinvii nei campionati dilettantistici. Ci saranno rinvii per Tolentino e Fabriano Cerreto in Eccellenza, Camerino Caldarola, Colentina Muccia e Fortitudo di Fabriano Fiuminata nel girone C di prima categoria, oltre a 4 partite del girone F di seconda, e poi i campionati di Serie C1 e Serie C2 del calcio a 5. Ma la settimana è stata difficile anche per la Maceratese, ad esempio, che è già a Castiglione delle Stiviere per preparare la trasferta sul campo della Feralpi Salò. Difficile anche per l'Ambalt di Recanati, che si è dovuta allenare anche a Senigallia. Partite rinviate, allenamenti itineranti, ritiri anticipati, iniziative di solidarietà. A seguito del motto The Show Must Go On, lo sport non si è fermato e non si ferma, almeno non tutto, neanche in questo momento in cui il mostro che scuote la terra dell'Italia di mezzo è tornato a far sentire la propria potenza distruttiva. Una palla che rotola, un punto segnato, un canestro centrato, sono i tasti pausa nel dramma marchigiano che non conosce fermate. Ha inteso poter svolgere questo ruolo puramente ludico per i terremotati anche l'Ascoli, che però sabato Del Duca non giocherà contro l'Entella. Nel pomeriggio la decisione della commissione di vigilanza, non ci sono forze dell'ordine per garantire la sicurezza allo stadio, ma è davvero presa in considerazione, anche per mancanza di tempi tecnici, l'ipotesi che la gara di campionato si giocasse comunque a Chiavari o in campo neutro. In Lega Pro invece la Maceratese sabato giocherà, la squadra di Giunti ha dovuto gioco forza accettare 2 rinvii, il primo in campionato sabato scorso contro il Lumezzane, il secondo mercoledì in Coppa Italia contro la Casertana, ma per preparare al meglio la trasferta in casa della Feralpi Salò, i biancorossi hanno chiesto e ottenuto ospitalità dal comune di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, e dall'FC Castiglione per quanto riguarda le strutture sportive utilizzate per gli allenamenti da mercoledì in poi. In Serie D la storia di Matteo Gabrielli, classe 97 di Pieve Torina, rimasto senza casa e ora a Porto Sant'Elpidio, mentre i suoi compagni della Recanatese si sono stretti attorno a lui in vista del match di domenica al Tubaldi contro il Chieti. Tra i dilettanti, rinvii su richiesta nel calcio dall'Eccellenza alla terza categoria, mentre non si giocheranno i campionati di calcio a 5 di Serie C1 e C2, perché i palazzetti sono diventati luoghi di riparo e ritrovo. Si convive tra l'essere un professionista e l'essere prima di tutto uomo, quindi impegno e sacrificio misti a paura. L'Ambalt Recanati ha vissuto quantomeno una settimana anomala di allenamenti, il Palacingolani è diventato un centro accoglienza per gli sfollati. Oggi però i gialloblu ci si sono potuti allenare tra uno sgombero e una successiva ridisposizione di brandine e posti letto. Il Pala Prometeo Estra era inutilizzabile per l'ordinanza del comune di Ancona, così i ragazzoni di Calvani sono andati pure a sudare nel Palasport di Senigallia. Lì dove invece si giocherà non mancherà la solidarietà tra incassi devoluti alle popolazioni terremotate, messaggi di vicinanza come nel caso di Jack Bonaventura a San Severino Ate Doc dopo il gol segnato domenica scorsa in Milan Pescara, nel campionato di Serie B maschile di pallacanestro, la Malloni Basket Porto Sant'Elpidio in occasione della gara con Bisceglie primo in classifica di domenica alle 18 al Palasport di Via Ungheria, metterà a disposizione 100 biglietti omaggio a favore degli ospitati presso i campeggi Holiday, Le Mimose e La Risacca di Porto Sant'Elpidio. Vi dicevamo di Ascoli Entella di Serie B con la decisione che sarà rimandata a domani, quindi oggi si è deciso di non decidere sulla disputa della gara. Chiudiamo invece in un palazzetto dove si giocherà, ovvero quello dell'Aerosole Forum di Civitanova, e sarà un palazzetto pieno per il big match che la Lube Civitanova giocherà contro la Ser Safety di Perugia alle 18 di domenica. Il primo big match davvero della stagione per la formazione di Blengini, che è lanciatissima in testa al campionato, ha punteggio praticamente pieno, gli manca un punto. Oggi doppia seduta di allenamento per Stankovic e compagni, e l'obiettivo, la missione è quella dell'ottava vittoria consecutiva in questo avvio di Superlega per la Lube. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarche.it. È tutto invece per questa edizione di ETG Marche. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.